Buongiorno a tutti e benvenuti a questo video tutorial della Biblioteca di Brugherio. In questo video tutorial vi mostreremo come fare le prenotazioni su BiblioClick, quindi come richiedere titoli che vi interessano, sia che siano disponibili sia che siano in prestito. Scegliete innanzitutto il titolo che volete richiedere. Io per questa dimostrazione andrò a cercare negli ultimi acquisti per ragazzi della Biblioteca di Brugherio. Quindi vado sulla pagina di Brugherio e qua trovate gli ultimi acquisti per bambini e ragazzi. In questo caso della bibliotecaria di Auschwitz, come vedete, ci sono tre copie in tutto il sistema che hanno zero prestiti e zero prenotazioni. Vuol dire che questo titolo è disponibile. Per richiederlo non dobbiamo fare altro che fare clic su prenota e a questo punto vi propone come biblioteca di ritiro la biblioteca che avete impostato come preferita nei vostri dati account in MyDiscovery. Se va bene questa biblioteca fate clic su prenota, diversamente potete cambiare la biblioteca di ritiro e sempre fare clic su prenota per fare la prenotazione. In questo caso è un titolo disponibile, quindi entro pochi giorni vi verrà spedito e riceverete l'email di disponibilità. Se invece andiamo su un titolo che non è disponibile, ad esempio Bagliori, come vedete c'è una copia che è in prestito. Per il momento non ci sono prenotazioni. In questo caso sempre la procedura è identica, facciamo clic su prenota, scegliamo la biblioteca di destinazione e di nuovo prenota. Ecco che questo libro è stato inserito nelle nostre prenotazioni e quando rientrerà dal prestito ci verrà spedito e riceveremo anche in questo caso l'email di disponibilità. Vediamo un ultimo caso, sempre una prenotazione di un titolo che è in prestito e che è già prenotato, in questo caso del Tuffo. C'è una copia, è in prestito e ha già una prenotazione, quindi voi sarete il numero 2 nella coda di prenotazione. La procedura è sempre identica, prenota, scegli la biblioteca di ritiro e prenota. Qui in MyDiscovery, come vi avevamo già mostrato nei video precedenti, nelle prenotazioni vedete le richieste che abbiamo fatto oggi, la biblioteca in cui avete scelto di ritirarle e la vostra posizione nella coda di prenotazione. Sia per la bibliotecaria di Auschwitz, che è disponibile e quindi arriverà entro pochi giorni, sia per Bagliori siete i primi nella coda di prenotazione. In tutti e due i casi, finché il libro non vi viene spedito, potete annullare la richiesta oppure cambiare la biblioteca di ritiro. Nel caso del Tuffo avevamo visto che già c'era una prenotazione in coda e quindi voi siete il numero 2 nella coda di prenotazione. Vi diamo appuntamento al prossimo video per descrivere come creare uno scaffale, quindi una lista di lettura su BiblioClick.